Sono Marco Pallanti, sono enologo e direttore tecnico del Castello di Ama dal 1982, quindi mi sono fatto diverse vendemmie. Modernità e tradizione non è che possono coesistere, devono coesistere, perché la nostra modernità viene dalla tradizione, quindi dobbiamo per forza non tagliare i ponti con il passato, ma prendere ciò che c'è di buono nel passato per trasferirlo nel futuro. Io in azienda quello che abbiamo cercato di fare l'abbiamo rappresentato anche un po' con delle opere d'arte. Abbiamo iniziato un progetto nel 2000 di site specific di artisti di fama mondiale. In azienda c'è il primo fu Michelangelo Pistoletto e dopo di lui Giulio Paolini, Anish Kapoor, Louis Bourgeois, Ilya Kabakov. Cioè abbiamo 18 installazioni permanenti che ci accompagnano durante la visita. Non è un museo, Non voglio neanche sentire la parola museo. Sono 18 installazioni che ci accompagnano durante la visita dell'azienda e sono quelle che racconteranno, spero, tra 100, tra 200 anni, che la nostra epoca. E questo è quello che cerchiamo di fare. Io nel mio piccolo cerco di farlo con questa bottiglia. Chiedo una mano all'arte per andare un po' più lontano.